contento solo se, sono contento solo se ti intervisto per la strada. Allora amici, come state? State bene? Bene, ben trovati a tutti quanti, tutti quanti, dal vostro Peppe Scarpazza. Sono io il vostro direttore di questa emittente. Io voglio ringraziare ovviamente tutte le persone che stanno contribuendo a farci diventare sempre più grandi. E noi oggi in questa puntata vi dimostreremo che la nostra emittente ha dato un contributo maggiore. Abbiamo preso uno squadrone, ma non voglio lasciarvi col fiato sospeso. Non vi dico niente. E se non vi dico niente, allora come fate a stare con lo fiato? Ma perché devo mettermi in questi casini verbali, basta le cose semplici. Diamo la linea a accennare, il nostro inviato. Mi devo togliere questo viziaccio. Caro direttore, la situazione è veramente bella. Sono contento perché con questi rinforzi che sono arrivati della nostra emittente, caro direttore, sono sicuro che spopoleremo. Sei d'accordo? Sì, sì, d'accordissimo. Vabbè, questi mi assecondano tutti, direttore, che dobbiamo fare? Vabbè, comunque, godetevi questa puntata con i nuovi acquisti. Abbiamo anche due chef, come avete già visto. Avete visto? Hanno comprato anche le cucine nuove, hai visto? Sì, sì. Anche il capello. Ma ragazzi, qua stiamo spendendo un po' troppo, diretto. Non vorrei dire, ma poi non è che poi non avanza la sorda per me e per William, perché lo vedo sempre più preoccupato, sempre più magro. Sì, sempre stasio, come si dice. La domanda di oggi, caro direttore, è basata su quella della scorsa settimana. Scorsa settimana abbiamo fatto la domanda cosa vi piace di più della Sardegna. Questa settimana ne faremo la domanda al contrario, cos'è che non vi piace della Sardegna. Sarà molto difficile farlo capire in inglese, ma noi ci proveremo. What you don't like? È troppo complicato, come si può fare una cosa più facile? Don't like, cose che non ti piacciono. Ma perché mi fa questa cosa in inglese? Questo è il popolo, questa è la gente che mi fa. Vabbè, continuiamo a fare, iniziamo. Non lo so come, se mi capiranno, perché è difficile. Buongiorno. Ciao. Ciao, di dove sei, caro? Io sono di Cagliari, però abito a Bologna da 60 anni. Hai capito, abbiamo l'emigrato. Sano, sì, in pensione. Sei in pensione, ma sì. Vieni qua in vacanza? Vengo qui, sì, dai miei fratelli. Bravo. Sì, sì, sì. Sa pure l'accento bolognese. No, chi siamo? Siamo sempre. Un po' di cadenza. Senti, caro. Dimmi. Allora, a parte che sembravi un turista appena sbarcato. Sì, perché mi sono mischiato apposta. Così non si sa mai, per attraversare la strada lì, non sono strisce pedonali. No, li lascia perdere un incubo, io ci ho rinunciato. Sai quante volte ho detto mettete le strisce lì, niente, non c'è niente da fare. Allora, mi sono stancato. Mi sono buttato in mezzo al gregge, così non ci schiaccia. Come ti chiami tu, caro? Io mi chiamo Giuseppe, ma a Cagliari Gigi. Ah, Gigi. A Bologna Beppe. Ah, hai capito? Beppe, Gigi, Giuseppe. Ecco che abbiamo risolto. Okay. Allora, dimmi. Gigi. Ok. Senti un po'. La domanda casca a fagiolo con te. Ok. Allora, noi la scorsa settimana abbiamo fatto un sondaggio. Cos'è che cos'è che ti piace della Sardegna? Il sondaggio ha dato come vittoria, al primo posto, hanno detto piace il popolo e la terra. Questo è il mare. Queste sono le tre cose che hanno detto. Questa settimana facciamo il contrario. Okay. Cos'è che non ti piace? Che dobbiamo fare la classifica, una cosa a che non ti piace. A me non piace Cagliari perché mi vale un cantiere a cielo aperto. Oh, non ti piace? Non ti piacciono tutti questi cantieri a cielo aperto? Anche andando su al Bastione, tutto è anni che tutto con i lavori a metà e non si sa che cosa. Anche perché tu vieni ogni anno qua. Esatto. Ma perché a Bologna non ci stanno i cantieri? No, Bologna, certo, Bologna è un casino adesso girare, perché col fatto che devono rimettere il tram è un problema. Poi vogliono fare praticamente il navire, perché sai, Bologna è come una Venezia, sì. Una Venezia sotterranea, noi siamo pieni di canali, quindi vogliono praticamente risotterare i canali
per poter essere tipo Milano e Naviglia, no? Ah, hai capito. Quindi stanno facendo quest'opera. Quindi anche lì ci stanno un bello casino. Ma sì, sì, ma infatti non si gira. Io ho chiamato un mio amico, è impraticabile girare. Ma tu, nel frattempo, tra vedere e non vedere, la canoa l'hai già comprata? La? Canoa? La canoa? No, 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 io vado in bici. Perché se questi mettono a posto tutto, te ne vai in canoa. Io ho 76 anni, vado in bici, cammino a piedi, bravo, la macchina cerca di operare il meno possibile. Non ti fai mancare niente, mangi, bevi, fai quello che vuoi. Penso, o sei di quelli no, salutista? No, insomma, dai, una via di mezzo. Una Bologna da Magna, bolognese. Una Rassipino da Buffo, un Mirto, uno o due volte a settimana lo buffo. Il pesce tutte le settimane. Vabbè, basta, si sta facendo un'infamma a questo. Vabbè, Gigi, mi ha fatto piacere. È stato un piacere. Anche grazie per me. Ma dove, buona dove mi vedo? Allora, tu se stai ancora qua. Certo, io fino al 4 ottobre sto qua. Fino al 4 ottobre forse ce la fai a vederci sul canale 80. Ok. Digitale terrestre. Sì. Se non ce la fai, quando torni a Bologna, sì, non perdere noi. Vai su Facebook, cerca la pagina Gennaro Longobardi. Ti iscrivi, basta che metti sì, segui, okay, e lì noi mettiamo anche le puntate in replica di Per la strada, della trasmissione sportiva, e così la Sardegna sarà più vicina a te. Grazie, è stato un piacere. Anche per me, Gigi. Ciao Gigi. Mannaggia, ma io l'ho detto in casa mia, non portiamo cani a pelo lungo, niente. Compriamo il cano, non compriamo il pane. Il pane, senti, mannaggia. Che problema, sono i vocabolari. Se uno riuscisse ad aprirli. Perché abbiamo preso un cane a casa? Col pelo lungo, assaziano, capi? Cioè quando trasse sto cane a casa non si capisce niente. Guarda che come sto combinato, mamma mia. Datemi una spazzola, abbiamo un assistente di studio. Per carità, andiamo nel nostro angolo positivo con il nostro cavo amico Presidente Mameli, guru dell'ottimismo. E allora, eccolo, il nostro guru, caro direttore, il guru dell'ottimismo, il Presidente Marco Mameli. Eccomi, sono felicissimo. Perché è un giorno particolare, perché è la programmazione di potenzialità che ho dentro il mio corpo. Sì, ma ci dica la frase del giorno. La frase che il giorno di oggi è cosa potrà appunto programmare nella mia vita. La frase di oggi è che Marco Mameli, come Archimede, ha sempre delle genialità. Sì, ma mi dica la frase del giorno, parliamo di ottimismo. Parliamo che è il primo giorno oggi della mia vita in un mese particolare e in questo mese io ma non ce ne importa niente della sua vita. E sappia bene. Lei deve dire che oggi è un buon inizio deve dare una spiegazione. Do un inizio perché è l'inizio di una grande esperienza che sto per realizzare. Sono in difficoltà. Sì, sono in difficoltà. Perché? Però perché sto programmando e budgettando molte cose. L'ottimista sa trovare sempre delle soluzioni. Quindi è meglio svegliarsi la mattina con oggi è un buon inizio. L'inizio è indubbiamente la pietra miliare di questa bella, meravigliosa giornata. È sicuro? Molto sicuro. Boh, non lo so, dall'espressione. Perché lei ha qualche dubbio. Ma l'ottimista. Ma l'ottimista è più felice. È quello che sa entrare. Non mi faccia fare figure al suo direttore. E sa sempre arare la vita. Sì, ma non come mi faccia far fare. E do dei raccolti copiosi nella vita. Vabbè, io. Quindi oggi è un buon inizio. E raccoglierò con delle messe copiose. Ma non è lei che lo deve, che è il soggetto che raccoglie. È lei che deve spiegare agli altri perché oggi è un buon inizio. Ho spiegato perché devo realizzare delle cose importanti che cambieranno. Ma non ci interessa quello che fa lei. E cosa devo dire? Lei deve spiegare perché la frase oggi è un buon inizio può essere utile a chi è depresso. Non solo, ma coloro che si trovano in difficoltà. Parecchi devono sapere che l'ottimismo è il volano, è quello che dà risposta. Quindi appena si alzano la mattina... È un buon inizio questa la giornata di oggi. Bravo. Perché l'ottimista sa sempre dare risposte. Bravo. E voi sarete felici. Seguitemi. Bravo, bravo. Ridiamo la linea. Adesso accennaro, ma prima fatemi ringraziare. Questo ingresso
notevolissimo di cultura, di spazio. Io l'avevo detto che avrei cambiato tutto, ve l'avevo detto io. Non mi avete ascoltato. No, io ho detto sono il direttore. Dopo mio padre ci sarà la rivoluzione in questa emittenta. E io così ho fatto. Quindi adesso diamo, mannaccio questo vizio che tengo di fare così. Non so da di che caspita l'ho ereditato. Comunque diamo la linea. La linea Cennaro, prego. Meno male che ho beccato uno sardo, perché in inglese mi viene proprio in salita chiedere cos'è che non ti piace della Sardegna. Vabbè, io ci proverò. Buongiorno. È anche difficile capire. Don't you like? Eh? Don't you like? Don't you like? Don't you like? Don't you like? Mo vediamo. Intanto il primo che becchiamo, il turista, io gli dico. Don't you like, don't you like of Sardinia? Buongiorno. Buongiorno, come va? Che ti sei spaventata, cara? Non spaventarti. Senti, cara, tu sei sarda, sì. Come? No. Sarda. Di dove sei? Sono sarda. Oh, scusami pazienza, qua se abbiamo 50.000 turisti, becchiamo una sarda, se permetti. Abbiamo i turisti, ci sono, c'è la nave da crociera. No, ma dico, se becchiamo una sarda, siamo pure contenti noi. Almeno una. E che diamine, come ti chiami, cara? Mi chiamo Antonella. Antonella, senti, la settimana scorsa abbiamo fatto un sondaggio. Quali sono le cose che vi piacciono della Sardegna? Ti dico com'è andata. Al primo posto è stato messo il popolo, uh-huh. Al secondo posto il mare, uh-huh. E poi il terzo posto cos'era? La natura, però vabbè. Questa settimana cos'è che non ti piace della Sardegna? Una sola cosa, cara. No, mi piace tutto della Sardegna. Una. Non. Dai, non una, può, una. È un po' difficile, mi prendi in aspetto. Se mi chiedi una cosa che ti no, piace. No, ma anche una cosa che magari non è che non ti piace, che magari ti dà fastidio perché non viene mai, come si dice, portata a termine. Non. Cioè magari, io non ti posso suggerire, però qualcosa che non ti piace. La Sardegna è bella, per carità, ma ti dico cosa non hanno detto. Non mi viene in mente niente. Ti aiuto? Aiutami. Allora, prima Gigi ha detto che non gli piace questa storia di questi cantieri aperti all'infinito. Ecco, questi. Però questo certo. Te l'ho suggerita un po'. Anche sì, perché se mi è venuto in mente anche questo. Sì. Cioè, questo continuo vedere. Le barriere, perché anche i turisti non è che le vediamo solo, le vedono pure loro. Certo. Quindi possiamo mettere anche questo in classifica? Direi di sì, magari sì, certo. Sì. Va bene. Grazie, cara. Niente, figurati. Meno male, porta avanti la bandiera della Sardegna. Certo, la Sardegna è bellissima. Bravo. Grazie, cara. Ciao, Antonella. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Meno male che abbiamo trovata una ragazza sarda, perché sennò qua. Vabbè che poi fino adesso siamo beccando tutti i sardi, Buongiorno. Ma chi se ne è sardo, manca si opaga. Allora, devo trovare sardi. Vabbè, anche i turisti possono essere. Se sta al telefono, mi mette a parlare con chi sta al telefono, ma non a chi lo paese. Andiamo. Allora, per il momento abbiamo detto i cantieri, gli abbiamo suggerito un po', via. I cantieri a cielo aperto non piacciono. Sinceramente non piacciono, manca a me i cantieri, ma ce ne sanno cose che io. Ma se non li voglio aiutare diretto, perché sennò se li aiuto. È come. Bene, siamo rientrati, grazie a Cennaro che continua questo sondaggio che appunto chiede, no, alle persone quali sono le cose che non piacciono. La settimana scorsa abbiamo fatto le cose che piacciono della Sardegna e al primo posto, se non vado errato, c'era il popolo, il mare, la natura. Invece noi in questo caso vedremo quale sarà il sondaggio. Sti cazzi che peli di cane sono pieno. Mo compro un giardino e metto il cane fuori. O metto il giardino o metto il cane. Questo è un bel dubbio, un bel dubbio. Mo chi me l'ha fatto fare di crearmi questo dubbio? Diamo la linea immediatamente al Peppe Scarpazza con le sue curiosità calcistiche, ne ha un milione di euro. Non so come faccio questo, non smette mai. Basata non. Pubblicità. Cammino, ma sei sicuro che qui abbiamo una ruota a terra? Dobbiamo andare al mare. Allora mi fido di te. Certo, ti devi fidare di me. Prossima apertura, dunque siamo venuti qua giusto per aspettare che apra. E allora entriamo. Ma Gabino, io ho chiuso la telefonata con il nostro amico Piero.
Ci sono 38 gradi, mi sto prendendo insolazione, ma sei sicuro che questa ruota la rigonfiano? Perché io non vedo nessuno qua. Roberto, loro sono i migliori. Ho capito. Stanno per aprire. Allora aspettiamo. Aspettiamo. Vabbè, aspettiamo. Impresa Funebre Fioricoltura Testa. 50 anni di esperienza e professionalità al vostro servizio. Autocarrozzeria Sandro Cirina. Verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante, zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Studio dentistico Biras De Notti. Un unico centro per tutti i trattamenti. Uno staff attento e disponibile, pronto a sviluppare un piano di cure personalizzato, mirato a risolvere con serenità ogni tipo di problema del cavo orale. Studio pirasdenotti.it. Il nostro obiettivo è il tuo sorriso. Carface GT. Vendita auto multimarca, usato pronta consegna, acquisto programmato, finanziamento personalizzato in sede. Carface GT. La nostra passione nei motori, la vostra garanzia nell'acquisto. Perché noi ci mettiamo la faccia. Un affare che scotta! Scopri lo sconto speciale su bombole gas, carbone e combustibili stufe da Imperial Gas. Chiedi la consegna a domicilio al 351 79 46 898. Le firme più glamour di occhiali da vista e da sole ed i prezzi più irresistibili per far scorta di lenti a contatto. Ottica Cannas, al centro di Dolianova, il centro per il benessere dei tuoi occhi. Cosmofarm, parafarmacia, per il tuo benessere, per la tua bellezza, per la tua vitalità. Cosmofarm, parafarmacia, a Mara Calagonis, in via Cagliari 94 e su Facebook, con tanti preziosi consigli. Amici, bentrovati da Peppe Scarpazza. Il viaggio continua e oggi vi racconterò la storia di un giocatore, Beckham. Grande giocatore, Dennis Beckham. Qualcosa che non tutti sanno, io racconterò. Ma prima di fare questo, torniamo a pallone che dovrebbe andare nel set. Ma siccome non riesco, perché non bravo, pallone sgonfio, pieno di chiodi, deve andare nel set, bisogna prendere la palla, così, e poi tirare con molta potenza. Ma la mia vita, quella caputa, la cazzo. Non va bene, dobbiamo prendere pallone nuovo. Direttore, investi anche con me. Cioè, non è possibile. Prendi chef, prendi il guru e poi io pallone, va bene. Parliamo di questa storia incredibile. Sapevate qual era il soprannome del Dennis Beckham? Ve lo dico io. Non Fly Dutchman. Ossia, l'olandese non volante. Pensate che lui aveva una grande paura, ma molta paura dell'aereo. Per un calciatore questo è sempre stato un grosso problema. Ma andiamo a scoprire. Qualcuno dice che durante una tournée con le giovanili dell'Ajax, l'aereo su cui viaggiava attraversò una forte turbolenza e il ragazzo rimase per sempre colpito da questa cosa. Un altro scherzo di cattivo gusto, un giornalista disse: c'è una bomba a bordo, ma questi perché non lasciano in pace Beckham? Ce la mettono tutti con questo ragazzino, ragazzo, poi vedi che poi diventa problema, diventa grosso problema. A causa di questa fobia, pensate, Beckham rifiutò di partecipare a molte trasferte con l'Arsenal, la squadra con cui ha giocato per molti anni. Nel suo contratto, infatti, era stata inserita una clausola che lo esentava da viaggi in aereo per lunghe distanze. Ma chi è che vi racconta queste cose? Io. Poi l'ipnosi. L'Arsenal provò anche ipnosi per aiutare Beckham, ma nulla. Poi impatto sulla carriera, nonostante la sua fobia, Beckham è stato uno dei calciatori più forti del mondo, ma la sua carriera è stata limitata dalla sua paura. Questo era Beckham.
Grazie Peppe con le tue intuizioni calcistiche, le storie che trovi. Tu dovessi fare trasmissione a livello nazionale, secondo me, però non te lo dico perché sennò te ne vai pure tu e qua non rimane più nessuno. Allora, quindi noi diamo in questo momento la linea a Cennaro che ci illumina su questi sondaggi. Buongiorno, lei è sarda signora? Buongiorno, lei è... come va? Ok. Oh, sì. Senti, parla italiano, sì? Poco. Little bit. La domanda di oggi è: cosa è che non ti piace della Sardegna? Sardegna good. Good. And what you don't like of Sardegna? Only one that you don't like. Don't like. No, I like. Bro. I like a bus. Va bene, ma fa. Come ti chiami? What's your name? Ali. Thank you, Ali. Grazie, arrivederci. Grazie a te. È diventando sempre più difficile, direttore. Guardate che è diventato difficile fare le puntate qua, eh. Cioè, io non è che non posso fare una corsa accelerata inglese, francese, tedesco. Buongiorno! Come va? Where you come from? Romania. Ah, welcome in Sardinia. Thank you. This is the feast day. Yes. Appena mamma. Yes. Mamma. What do you think about the Cagliari? I just arrived. Sono appena arrivati, certo. We came from the boat. We're on a cruise, yes. So. Sono appena scesi dalla barca. Ok. It looks nice. Very nice, va bene. Allora, welcome in Sardinia. Thank and good holidays. Thank you. Bye. Ciao. Bye. Ma come si fa a dire tu a fare una puntata così? Anzi, capisce niente. Cioè, questi sono appena sbarcati. Che mica possono riuscire a fissare. Questi ti dicono la verità. Risponderanno tutti così, ma giustamente noi dovremmo trovare i sardi, capito? Oppure qualche turista che c'è da più tempo, ma questi sono appena arrivati, sono tutti felici, non è vero? Hanno la felicità stampata proprio, eh? Vabbè, buongiorno, come va? Di dove sei, caro? Di Sesto. Ah, meno male, vedi, abbiamo trovato un sardo. Sesto. Senti, caro, ma pensate che nel 2024, come ti chiami? Michele, pensa che nel 2024 io dico, meno male ho trovato un sardo. Cioè, ah, sì? Hai capito? Perché qua ormai... No, devo dire la verità, sono da 7 anni che abito in Inghilterra, ecco, sono qua in vacanza. se lo vogliamo fare apposta, vedete, questa è la prova lampante di quel, ma che stai ridendo a fare? Che stai tu? La gente ti cammina addosso, tu devi stare tranquillo. Caro Michele, tu stai da 7 anni? 7 anni e mezzo. In Inghilterra, come sì. Ti trovi in Inghilterra? Va abbastanza bene, a parte il tempo, è inguardabile. Torneresti indietro? Sì, volentieri. Però? Volentieri. Però il lavoro è quello che è, la situazione economica non è delle migliori, ecco. No. Purtroppo. Lì si guadagna. Per cui, diciamo, si vive decentemente. Decentemente. Non si è ricchi, però si arriva a fine mese senza. Senza troppi pensieri. Din. Ogni mese, vero? Ogni mese, giorno puntuale. Michè. Dimmi una sola cosa che non ti piace della Sardegna. Oh, la politica. Ci può stare. E perché non ti piace la politica della Sardegna? Perché è proprio la politica che mi ha spinto in primo luogo ad andarmene via dalla Sardegna. Mi sono sentito ignorato e nessuno che faccia niente per i giovani, quindi ho preferito andare fuori. Vi è bastata come risposta da parte di un giovane sardo che abbiamo perso perché se n'è andato in Inghilterra 7 anni fa? Non lo so, vogliamo continuare a perdere giovani, vogliamo continuare l'emorragia, ma invece di pensare a tante altre cose, perché non pensiamo pure allo spopolamento, alla perdita di menti sarde che avrebbero potuto lavorare in questa terra, sposarsi qua, avere figli qua, e invece noi siamo sempre a pensare alla conchiglia, al mare, a tante cose che io sono il primo a difendere, ma contemporaneamente bisognerebbe difendere loro, i giovani,
i giovani che stiamo perdendo, i giovani che non tornano, perché lui che torna a fare in Sardegna, che torna a fare, ragione, in vacanza torno. Torna in vacanza. L'altro che abbiamo intervistato prima, che si chiamava Gigi, hai capito, a Bologna, c'è da 60 anni a Bologna lui, ed è partito che ne aveva 17 di anni, pensate voi, capito? Lui è partito che quanti anni avevi? 23. Hai capito? Come facciamo a convincerli a tornare indietro? È un po' difficile, un po' difficile. Molto difficile, però noi perdiamo la speranza. Non impossibile. Non impossibile, impossibile, bravo. Michele, ti auguro ogni bene, buona fortuna. Buona giornata, grazie, grazie, grazie mille, ciao. Bene, e allora proprio perché noi non ci fermiamo davanti a nulla, abbiamo voluto creare quello che insomma in tutte le emittenti mondiali, alla fine della trasmissione, cosa si fa? 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 Ah, si fa la cucina, si parla di cibo, cibo. E allora abbiamo preso due chef, chef Roberto, chef Gavino, che ci illuminano con le loro ricette. Provate a farle se ci capite qualche cosa, se no registratevi la puntata e poi la vedete alla moviola, forse con la moviola riuscite a fare ricetta. Non aprite gli occhi, non aprite gli occhi. Quando dirò 1, 2, 3, aprite. Una bella sorpresa per i nostri chef. Ma perché stai aprendo gli occhi? Ha detto 1, 2, 3, scusa. Ho detto dopo che dico 1, 2, 3. Pensavo a tirare la tipo arma letale. 1, 2, 3. Io mi sto addormentando. Silenzio! Intanto mi sto addormentando. 1, 2, 3. Aprite gli occhi, i vostri chef. Guardateci. Ciao, ciao Roberto, ma come stai? Sì, ho capito, ghiaccio, ma guarda che cosa ci hanno messo. Ma io non lo so. Hanno finito poco fa di arredare, una cosa meravigliosa. Sì, sì, infatti. Ma guarda che forno è lì, sì, di ultima generazione. La ricetta! La ricetta, però dobbiamo vedere questa. Attenzione, certo. non graffiare i fornitini. No, non toccate niente. Perché Oreste, salutiamo anche Oreste. Ciao Oreste, buonasera a te, Oreste. Chef Gavino, Mimi, quello che dica chef Roberto. Quello che dica. Lei si faccia gli affaracci suoi. Grazie, Oreste. Oreste va d'accordo con me. Prego. Allora, la prima ricetta è questa: branzino in padella. Prima di partire, perché giustamente lo faccia. Se c'hai una cucina meravigliosa, ricordo. Faccialo branzino. Branzino e padella, un pesce semplice e gustoso da portare a tavola come secondo. Dunque, è un pesce che va portato tranquillamente. Dunque, fai il pesce che si porta per secondo. Chef Gavino, stia nella scena! Ah, sì. No, devi fare il secondo. Devi faccia fare il secondo. Allora, tu devi far portare a tavola come secondo. Dunque, devi fare il secondo. Faccia il secondo, fai il secondo, fai qualcosa. Io sono il primo, non so. E allora secondo. Va bene, allora sono, faccia il branzino. Allora, secondo. Poi, ingredienti. Il branzino devi pulirlo dopo, abbia pazienza. No, devo fare tutto pure adesso per ingredienti, ingredienti. Un branzino da medie dimensioni. Dunque, cerca dimensioni di fare voi, la dimensione. Non squalo, voi. Ho capito, cerca di fare. Boh, non lo cerca so, di fare la dimensione, ecco. Dimensione sua. Non parliamo di quella dimensione. Una media dimensione. Non fare gestacci. Così. Ma che vabbè, che ce l'è va così. Bene, il pesciolino. No, per cortesia, perché okay. C'è la cucina meravigliosa. La ricetta. Non la facciamo ricetta. Di meno dimensione, uno o due limoni. Attenzione. Ma io non vado stretto. Sì, okay. Lo so che vai stretto, tu hai bisogno anche di qualche altra cosa di là. La ricetta. Uno o due limoni. Ecco qua. Limoni l'hai puliti, l'hai strizzati? Sì, se poi li butto a terra. No, tranquillo. Non buttare come le uova. Si giri. La cucina, ma devi dare anche la presenza. Ecco la ricetta. Allora, prezzemolo, olio che sta vergine, sale e pepe. Fai tutti a quattro. E intanto tu sei spagnolo, sei punto. Cosa state facendo? Sei sta passando. C'è anche lo spazio. No, c'è lo spazio. Il nostro amico William. La William che sta pulendo, ringraziamo. Allora, prezzemolo, l'olio che sta vergine, sale e pepe. Detto, adagiate il pesce in padella quando l'olio è bello caldo. Dunque, fai la padella e l'olio caldo. Aspetta che c'è il pesce che è ancora vivo. Ma che cosa stai facendo? Lo sto mettendo nella padella. Faccia la padella quando l'olio è bello caldo. Faccia la padella. Ma mi sono bruciato le mani. No, devi fare bello caldo. Bello caldo devi fare. Ma io sono caldo. Vabbè, per cortesia. Non facciamo questa ricetta. Lasciate rosolare, poi mettete un coperchio e abbassate il fuoco. Ok. Salutate. Abbassate il fuoco. Salutiamo. Durante la rosolatura potete aggiungere un vino bianco. Perfetto. Oreste? Per carità! Ubriaco! Per carità! Non si può lavorare così, ciao, Oreste! Ciao, non mi chiamo Oreste! Chi come ti chiami? Io mi... Vedi. Peppe mi chiamo Peppe, io. Va bene! Come Peppe? Uaglio Peppe, decidetevi! Peppe! Ciao Peppe! Ringraziamo questi due amici chef che ci propongono delle
delle ricette straordinarie, bellissime. Poi quando torno a casa ci proverò. Noi vedi che esci da questo corpo. Ci vediamo domani ovviamente con un'altra puntata di Per la strada. Grazie di essere stati con noi. Sono contento solo se sono contento solo se intervisto per la strada.